La Vastese non riesce a sfruttare al meglio il doppio turno casalingo e dopo aver superato il Tolentino è costretta ad accontentarsi del pareggio con il Porto Sant'Elpidio al termine di una gara comunque ricca di emozioni. E domenica prossima ci sarà un'altra marchigiana sulla strada dei biancorossi, la Recanatese di Federico Giampaolo. I padroni di casa senza Pollace e Palumbo ritrovano Vittorio Esposito dall'inizio, Mattia Altobelli tesserato in settimana va in panchina. La squadra di Amelia si schiera con il 4-4-2, ospiti che rispondono con lo stesso schieramento. Parte forte la squadra di Mengo che al quinto trova il gol con Maio che dai 25 metri su punizione contestata dei padroni di casa con la complicità della barriera supera Lorenzo Bardini con la palla che si infila alle sue spalle all'angolo a mezza altezza con il vantaggio marchigiano. Si fa subito così in salita la gara per la Vastese costretta già ad inseguire. Dopo qualche minuto di assestamento al 18esimo arriva la prima conclusione in porta dei locali con Marianelli che impegna centralmente il portiere marchigiano Giacchetta che poi è bravissimo al 24esimo a respingere la conclusione ravvicinata di Perocchi che arriva ad un passo dal gol del pareggio. Il Porto Sant'Elpidio si dimostra però avversario a dir poco ostico e al 30esimo Montserrat di testa fallisce il raddoppio. La gara vive di continui strappi dall'una e dall'altra parte come accade poi al 33esimo quando Vittorio Esposito su punizione quasi dal limite mette la sfera di un soffio al lato. Al 35esimo ancora ospiti pericolosi con un colpo di testa al lato di Cucù. Sul capovolgimento di fronte Francesco Esposito cade in area marchigiana e chiede il rigore con Luongo di Napoli che lascia però proseguire fra le proteste locali. L'ultimo sussulto del primo tempo arriva al 45esimo con un tiro al lato di Perocchi. Nella ripresa al primo bambola della difesa aragonese palo clamoroso colpito da Mazzieri per gli ospiti che al secondo si rendono poi pericolosi con Cucù che chiama Bardini al miracolo. Al quarto i locali chiedono ancora un penalty dopo una caduta in area marchigiana di Francesco Esposito ma il direttore di gara Campano lascia proseguire. All'11esimo però dopo un contrasto fra Montserrat e Vittorio Esposito Luongo di Napoli indica questa volta il dischetto con Dos Santos che però dagli 11 metri manda il pallone sopra la traversa. Al 17esimo triplo cambio nella Vastese con l'ingresso in campo di Stivaletta, Cavuoti, Alonzi per Dos Santos, Logello e Perocchi. Rispetto al primo tempo preme con insistenza la squadra di Amelia anche se al 23esimo Cucù mette la palla di un soffio sopra la traversa. Al 24esimo sembra fatta per gli abruzzesi con Cavuoti che fa tutto bene mandando poi il pallone a stamparsi sul palo. Al 26esimo minuto ancora Vastese protagonista con Francesco Esposito che in area alza troppo la mira. Diventa un assedio la gara con la squadra di casa che sbaglia ancora al 29esimo e sempre con Francesco Esposito che mette alto da buona posizione. Solo Vastese nella ripresa con il pareggio strameritato di Stivaletta al 32esimo con l'Aragona che si rianima per un finale di partita che vede ancora gli assalti dei locali però infruttuosi con l'1-1 finale che sta stretto alla squadra del presidente Bolami. Mengo, un buon primo tempo del Porto Sant'Elpidio, avete trovato subito il vantaggio, avete anche sfiorato il raddoppio in più di una circostanza, nella ripresa grande sofferenza. Allora, partiamo dal presupposto che secondo me venire a Vasto e non soffrire significa non capire di calcio, sapevamo che dovevamo soffrire, secondo me noi non è che abbiamo fatto un primo tempo, anche penso fino al rigore comunque tutto sommato anche nel secondo tempo abbiamo rischiato più riprese di fare il 2-0, il primo tempo tantissime volte. È stato un rammarico perché stiamo raccontando un po' da diverse giornate queste prestazioni, creiamo tanto, non riusciamo a chiudere la partita, poi giustamente soffriamo perché c'è anche l'avversario, poi quando una squadra forte come la Vastese dove c'è giocatori importanti è normale soffrire fino alla fine, lo sapevamo, un peccato ripeto perché secondo me fino al rigore loro se stavamo 2-0 penso non avevamo rubato niente, anzi diverse volte Riccardo Cucù e Maio il primo tempo sono andati a tu per tu, il secondo tempo lo stesso, dopo un minuto il palo dei Fringoni, la mischia sulla riga e fino a quel momento eravamo riusciti a tenere abbastanza bene la Vastese, poi normale che la Vastese è una squadra forte, organizzata, che è ben allenata e è normale che dovevamo soffrire. Rigore ci sta purtroppo quando vai sul dischetto si può anche sbagliare, peccato perché era un momento delicato della partita, ma comunque l'abbiamo recuperata e abbiamo fatto in modo di mettere le condizioni in campo per vincerla. Purtroppo abbiamo avuto più di qualche occasione per fare il 2-1 e non ci siamo arrivati. Questa è la dura realtà dei fatti e bisogna continuare su questa strada perché questa settimana
Abbiamo fatto un ottimo lavoro nonostante le condizioni climatiche iniziano a farsi sentire. Si è vista probabilmente forse anche la migliore Vastese, una delle partite migliori giocate dalla squadra in questa stagione. Sì, a fine primo tempo io ho detto ai ragazzi che stavamo facendo, avendo delle difficoltà nel non giocare. Noi siamo una squadra che gioca e dovevamo solamente metterci nelle condizioni di muover palla e smarcarsi. L'abbiamo fatto molto bene nel secondo tempo e abbiamo trovato tante di quelle situazioni. Credo che Francesco Esposito abbia avuto tre o quattro situazioni per poter far gol, è andata sempre alta, il rigore, poi il gol di Stivaletta, ma altre situazioni, un paio di Cavuoti che ha fatto dei numeri straordinari anche oggi su un campo per lui magari meno facile per le sue qualità, e purtroppo il risultato è questo. Hanno tenuto bene, sono stati anche bravi loro a tenere la partita. Il rammarico c'è perché la prestazione l'abbiamo fatta.